buonissima parte di un gruppo fantastico che aveva fatto così bene, nel quale l'allenatore Roberto Nardoni, che mi ha sostituito, ha inserito molti giocatori che hanno fatto molto bene in campionato e che potranno rappresentare per il futuro la continuazione dell'espressione del calcio italiano, e perciò non ritengo che siano stati assolutamente persi. Si parte dal presupposto che comunque bisogna sempre vincere in tutte le manifestazioni alle quali si partecipa.